C'erano molte aspettative per il test in anteprima di questo nuovo modello della Babolat Pure Aero VS, il rifacimento di una racchetta che ha avuto molto successo specialmente nei circuiti professionistici ATP e WTA. Come è già successo con la Pure Drive VS, anche questa Pure Aero VS si è dipinta di grigio antracite lucido e il look è molto accattivante. È una racchetta completamente rinnovata nello stampo, unica, soprattutto perché ha un reticolo corde 16x20, quindi sono 20 le corde orizzontali e quindi dà contemporaneamente molto controllo ma anche spinta, specialmente da fondo campo quando si prova a far girare la palla. Si muove benissimo la testa della racchetta, specialmente con movimenti ampi da dietro la riga di fondo, provando a far girare in top la palla, cercando angoli e soluzioni offensive e cariche. È una racchetta che dà il meglio di sé a fondo campo rispetto che a rete, un po' per il bilanciamento, un po' proprio per la sua aerodinamicità che ha bisogno di movimenti ampi e complessi. A rete comunque si controlla bene la palla e per chiudere un punto costruito da fondo il controllo è buono. Anche al servizio, come nelle altre zone di campo, è forse meglio caricare le seconde in kick piuttosto che affidarsi a delle botte piatte, perché lo spin è restituito molto bene da questo telaio. È una racchetta completa a tutto campo, ma diciamo tipica per chi ama spingere attaccante da fondo o contrattaccante dalla riga di fondo campo o addirittura anche dietro e per chi preferisce le rotazioni. Io che amo fare gioco, soprattutto col dritto, ho trovato questa racchetta molto potente. Amici di tennis italiano, che vinciamo che perdiamo, la racchetta sempre in mano.